Buongiorno a tutti, benvenuti a una nuova puntata del canale New Marcelino Channel. Oggi abbiamo due ospiti importanti perché riguarda un tema interessante, la relazione fra il Qigong e l'agopuntura. Abbiamo ospiti il dottor Filippo Castrovilli e il maestro Marco Mazzarri. Benvenuti. Ciao Andrea, grazie. Grazie dell'invito, ciao a tutti. Grazie a voi della vostra presenza. E, dunque, vado a presentare gli ospiti. Il dottor Filippo Castrovilli, medico chirurgo specializzato in medicina fisica e riabilitazione. Durante gli studi universitari ha parallelamente completato un master biennale in terapia cranio-sacrale e un percorso quadriennale come operatore Shiatsu. Dopo un viaggio studio a Taiwan, decide di perfezionare gli studi in medicina cinese presso la scuola Tao, completando il corso quadriennale di agopuntura e quello biennale di farmacologia. Inizia nel 2012 il percorso di insegnamento presso la sede di Bologna, diventando in seguito responsabile del corso di agopuntura. Prosegue la sua formazione in questa disciplina con seminari di approfondimento, includendo nell'approccio terapeutico anche elementi di Qigong e Tai Chi Chuan. Benvenuto, dottor Castrovilli. Grazie, cioè un piacere insomma, essere qui in questa piattaforma e insomma, anche molto di essere ospitato insomma, da te, dato che un po' ci conosciamo, possiamo darci del tu insomma, da qualche anno e insomma, ammiro molto il lavoro anche che portate avanti, anche il taglio di solito che ha, diciamo, quello che presentate, il materiale che presentate, perché ha questo respiro classico molto bello e che è sicuramente uno dei motivi per cui solitamente ci si approccia a questo tipo di medicina, insomma, la ricerca. Grazie, grazie Filippo, davvero di cuore. Presento il maestro Marco Mazzarri, massofisioterapista, shiatsu terapeuta. Conosce le tecniche di Dao Yin Qigong nel 1988 ed è insegnante della scuola San Yichuan diretta dal maestro George Charles. Studia la medicina cinese dal 1984 e pratica ed insegna vari stili di Qigong. Già presidente e direttore della formazione istruttori dell'Associazione Tao in Italia, è coordinatore didattico dei corsi di Qigong di Scuola Tao. Svolge il suo lavoro nell'ambito della prevenzione, dell'educazione al benessere e della ricerca personale. È autore di videocorsi e pubblicazioni di Qigong, Shiatsu e massoterapia. Benvenuto al maestro Marzarri. Grazie mille per l'invito, sono contento di questo incontro, di rivederci su questi schermi. Abbiamo collaborato un po' a un'opera editoriale, ricordo già 10-15 anni fa, Grazie, e sono contento, ecco, di questa partecipazione. Grazie. grazie a voi, mi fa veramente piacere di avervi qui con me. E, entriamo un po' nel vivo allora di questo argomento di oggi, che proviamo a mettere in relazione il Qigong, l'agopuntura, delle pratiche che noi. Noi, è un canale che prettamente parla di arti marziali, ma le arti marziali hanno insomma, una veste che spazia e le arti in realtà di lunga vita sono un aspetto assai importante e quantomeno affrontare l'argomento dell'agopuntura e del Qigong sicuramente sarà curioso e interessante vedere le analogie e similitudini che ci sono. L'obiettivo è esplorare appunto la relazione fra queste due discipline, la loro sinergia, i modi in cui contribuiscono a mantenere la salute e la guarigione della persona. Vi chiederei di, decidiamo chi vuole iniziare, ma di incominciare con che cos'è il Qigong e che cos'è l'agopuntura. Chi vuole iniziare? Io volentieri, se Marco Ok, dopo prego. tolgo Ok, vado dall'imbarazzo. mettendo. Stai Sì. partendo, come preferisci, guarda. No, stavo mettendo in silenzio le chiamate. Ah, ok. Per quello che mi Allora, sono un va attimo, prego. bene. Ok, bene. allora partiamo da Filippo con la
La Sì. presentazione di che cos'è l'agopuntura, se ci puoi introdurre questa disciplina. Certo, sicuramente è una, forse la branca più conosciuta della medicina tradizionale cinese attualmente qui in Occidente, perché appunto negli ultimi anni si è fatta un po' strada nel panorama medico ed è, diciamo, entrata in varie vesti anche nel sistema sanitario pubblico ormai. E l'agopuntura, lo dice, diciamo, la parola stessa, si tratta, è un atto appunto a scopo, a finalità terapeutica. O preventiva anche, che si pratica attraverso l'infissione di aghi sottili in particolari punti del nostro corpo. È sicuramente una metodica che ha delle radici molto antiche, nel senso che i testi che costituiscono la base teorica di questa medicina e un po' il fondamento di tutta quella che è la medicina tradizionale cinese, risalgono sicuramente a 2500 anni fa come datazione, il che vuol dire che comunque per essere compilati richiedevano la presenza già di un certo corpo di conoscenze che poi è stato organizzato. I testi principali a cui si fa riferimento sono proprio il canone interno di medicina dell'imperatore giallo, che è il Wang Di Nei Jing, e il Ling Shu, che è una parte di questo in particolare, perché è diviso in due parti, le domande semplici che si chiamano So Wen, e il Ling Shu, che invece rappresenta il perno spirituale, viene tradotto comunque il fondamento, il manuale, diciamo, di base dell'agopuntore, quindi quello che muovendosi dalle teorie alla base filosofiche che sostengono, secondo i cinesi, proprio tanto l'organizzazione naturale dell'ambiente attorno a noi, del pianeta su cui ci troviamo, quanto pian pianino hanno plasmato la nostra fisiologia, e come queste poi si declinano in questo sistema ancora un po' più particolare, che è stato individuato dai cinesi, che è il sistema dei canali dei meridiani. E quindi c'è il concetto di questo principio vitale che chiamiamo Qi, appunto, che è una radice anche comune al Qigong, che si trova a essere descritto come abitante il nostro corpo e circolante anche all'interno di questo sistema di canali. Una struttura molto complessa, nel senso che viene stratificata da canali molto profondi, o chiamati anche straordinari, e a quelli, diciamo, via via più superficiali, fino ai tendinomuscolari, fino anche alle aree cutanee. Quindi c'è una visione del corpo leggermente, se possiamo dire, differente dalla nostra, ma che ha tantissimi punti di contatto. Poi, se avremo modo, appunto, affronteremo un po' questo discorso, perché sicuramente la parola chiave che appunto ruota attorno alla medicina cinese è quella del qi, come insomma abbiamo evidenziato. Quindi comprendere il significato di questo concetto può servire da un lato anche a volte a togliere quell'alone un po' di incomprensibilità o di misticismo che a volte in realtà è un po' un freno per noi in Occidente a, tra virgolette, fidarci o affidarci a questo tipo di metodica. Per cui ovviamente ognuno di noi coltiva o elabora una sua visione delle cose, quindi la mia sarà sicuramente parziale, personale, però è frutto un po', insomma, di questi anni di lavoro, di ricerca, insomma, di pratica. Grazie, grazie. E, sì, dopo l'aspetto del Qi, sì, in relazione al Qigong, ma è interessante anche l'aspetto di poterlo introdurre in relazione all'ottica occidentale, perché sennò diventa veramente complicato comprendere come muove e che cosa succede anche in una seduta di acupuntura, che magari se dopo ci potrai delucidare anche semplicemente come può svolgersi. E Marco, invece, se puoi introdurci che cos'è il Qigong? Allora, Qigong è un nome, diciamo, Qi, appunto, questa energia soffio vitale, e Gong sarebbe una sorta di savoir-faire, di lavoro, tra virgolette, di addestramento, di abilità, del coltivare un'abilità col Qi, quindi una pratica energetica. Questo nome, diciamo, che è un nome relativamente recente nella storia antica. Queste pratiche nascono un po' dall'animismo, dallo sciamanesimo, quindi da quando l'essere umano è in contatto profondo con la natura, era pervaso dai ritmi naturali, è immerso nei ritmi della natura, fino a, diciamo, organizzarsi meglio in seno alle grosse branche delle conoscenze cinesi, principalmente il taoismo, ma anche il buddismo e il confucianesimo.
Poi, diciamo, a seconda di chi lo pratica, spesso la trasmissione veniva fatta in antichità in seno alle famiglie, ai clan o nei monasteri. Dagli anni 50 in poi, diciamo che le cose non sono più così lineari. Ci sono sicuramente pratiche che continuano a essere trasmesse a livello di clan e di monasteri, però poi tutto è stato anche un po' più istituzionalizzato. E il nome stesso, diciamo, un nome che è stato più istituzionalizzato a partire dagli anni 50. E quindi Qigong è anche entrato proprio come branca della medicina, prima non lo era prettamente, adesso diciamo che è una sorta di complemento terapeutico. Quindi Qigong viene praticato negli ospedali, viene praticato dai post, persone che escono dall'ospedale, oltre che come pratica, diciamo, di prevenzione, diremmo noi l'occidentale. E quindi esistono degli istituti di ricerca in Cina piuttosto forviti con delle ricerche molto particolari, ma anche al di fuori della Cina, e forse soprattutto al di fuori della Cina sono state fatte ricerche, diciamo, più accessibili. Detto un po' all'occidentale, si tratta, come dire, di mettere in moto il proprio sistema. Tutto sotto il governo della coscienza, mettere in moto quindi gli aspetti più fisici, più strutturali, ossa, muscoli, articolazioni, e pian piano andare, come dire, a percepire gli aspetti sempre più sottili sui quali siamo abituati meno a lavorare. Quindi, dopo l'aspetto, diciamo, circolatorio dei liquidi, il ponte respiratorio è fondamentale, e poi tutto il discorso di coltivare la percezione, l'intenzione, che è un aspetto, diciamo, nel Qigong è molto particolare. Tutto l'insieme, diciamo, della messa in moto di queste capacità, della messa in sinergia di queste capacità attraverso movimenti, attraverso posture, attraverso visualizzazione, attraverso suoni, attraverso pratiche tra di loro anche molto variegate, costituisce un grande corpus che è il Qigong. E a scuola Tao diciamo che lo pratichiamo sia come corsi di formazione che come percorsi individuali in sinergia alla medicina cinese, perché Qigong è anche molto da supporto a, per esempio, altre pratiche, anche nella pratica marziale, per esempio, sono dei Qigong molto particolari. Quindi diciamo in questo ambito abbastanza legato, strettamente legato, a seconda dei seminari, a seconda degli ambiti, al contesto della medicina cinese, del quale appunto fa parte, ecco, di per sé. Dopo magari spiegherò alcuni particolari un po' più, alcune cose magari un po' più specifiche. Sì, volentieri. Anche magari ricordiamoci, sarebbe interessante prendere un attimo di spazio per presentare anche i corsi che si svolgono presso Scuola Tao, sia per quello che riguarda l'agopuntura, sia per quello che riguarda il Qigong e altre attività che Scuola Tao propone. Entrando nella relazione fra Qigong e agopuntura, l'approccio al Qi, in che modo si integra fra le due discipline? Non ti sentiamo, Filippo. Avevo tolto l'audio per non disturbare. Fra Qigong e agopuntura, dici? Ok. Sì. Allora, io posso esprimere, come ti dicevo, il mio punto di vista. Come detto, esiste, cioè il Qi è molto spinoso come argomento. Io, essendo medico, ovviamente, insegnando a medici nel corso di agopuntura, ho, diciamo, impiegato molto tempo per digerirne magari alcuni aspetti e cercare di presentarlo in una maniera che sia anche, comprensibile e accessibile. Esiste appunto questo livello che è quello divulgativo, cioè parlarne in termini che siano comprensibili, e c'è un aspetto poi invece di ricerca personale, che è ovviamente non trasmissibile a parole, però richiede, come diciamo, tutte le cose belle, per poter essere comprese, anche di approcciarcisi in un modo un po' diverso, cioè in prima persona. E quindi è un elemento quello della ricerca personale o delle pratiche che una persona può coltivare nel corso della propria vita, fondamentale secondo me per una comprensione insomma più rotonda dell'argomento. E per quanto riguarda l'aspetto divulgativo, diciamo che
Ovviamente la medicina cinese parte da uno sguardo un po' differente rispetto al nostro di quello che è il concetto di salute. E quello che appunto l'ha irretita molto e che comunque affascina chi studia la medicina cinese è il fatto che punti sul cercare di comprendere che cos'è la salute, cioè oltre alla malattia o prima di occuparsi della malattia, di approfondire proprio cos'è il concetto di salute, cioè cosa ci permette di stare bene, no? Di avere una persona che a noi sembra avere vitalità rispetto a una persona che non ne ha, senza parlare necessariamente ancora di patologia. Ma è evidente che comunque ci sono persone che hanno una maggiore vitalità, persone che hanno, diciamo, invece una scarsità, si direbbe, di energia. E quindi questa cosa è una domanda fondamentale. Diciamo che l'occhio cinese ha colto che comunque, appunto, rispetto a un sasso, diciamo che l'essere umano è un po' differente, è abitato da qualcosa che lei chiamerebbe appunto principio vitale, cioè questo è un qualcosa che lo anima e che si manifesta e può essere studiato in varie profondità. Una a livello base è quello di capire, di tradurre il chi, che come energia, diciamo, è una traduzione anche questa molto recente in realtà, cioè non è supportato da un aspetto lessicale o grammaticale concreto, ecco. L'ideogramma stesso che lo rappresenta è sostanzialmente costituito in antichità solo da una sorta di nuvoletta o comunque qualcosa che ricorda il vento, il soffio che, appunto, il vento che soffia. E successivamente gli è stato aggiunto un carattere inferiore dove si rappresenta il chicco di riso germogliato. Allora, queste due, diciamo, rappresentazioni sono molto emblematiche, cioè sono sostanzialmente ciò che mantiene in vita una persona. E quindi loro identificano già nella medicina cinese tre tipi fondamentali, diciamo, di qi. Comunque, senza entrare troppo nel dettaglio, ciò che ci mantiene in vita è sostanzialmente ciò che noi mangiamo e ciò che respiriamo. Cioè, se noi smettiamo di mangiare, dopo un po' abbiamo perso, diciamo, la capacità di fare le nostre attività, perdiamo energia, ci sentiamo stanchi, pian pianino ci deperiamo. Se smettiamo di respirare, ancora prima, diciamo che questa cosa qui, dopo basta pochi minuti, massimo due per qualcuno, quattro, e diciamo, il gioco è finito. Per cui, da queste considerazioni, si trae il fatto che è come se noi dall'ambiente esterno traessimo appunto un qualcosa che ci alimenta in una forma materiale come combustibile, cioè il chi che noi traiamo dagli alimenti, è una forma più immateriale, sottile, che potrebbe essere visto come il comburente, cioè che noi attraverso l'ossigeno, l'aria che respiriamo, permette di attivare dentro di noi le trasformazioni, cioè nel nostro corpo avvengono trasformazioni e movimenti in maniera costante. Cioè il nostro corpo è abitato da questa forza vitale. Deve sostenersi cogliendola e traendola dall'esterno. Ne ha una piccola parte ancestrale che gli viene data al momento della nascita, viene chiamato lo Yuan Qi, quello originario. Cioè noi, solo per il fatto che nasciamo, abbiamo una capacità di sopravvivenza. Se anche smettiamo di mangiare, possiamo alimentarci per un po' da soli con le nostre riserve. Quello, diciamo, è un pacchetto molto prezioso da conservare. E durante la giornata e nel corso della vita, noi progressivamente cerchiamo di mettere dentro quel combustibile, usare quello e usare sempre di meno di quella che è la nostra vitalità essenziale, in modo da prolungare, come l'olio, diciamo, che dà luce a questa fiamma, e prolungare la nostra vitalità e la nostra vita. Quindi questo è un modo molto essenziale di vedere il concetto di qi, cioè ciò che ci mantiene in vita e che è alimentato da un substrato materiale, ma che ha anche un aspetto funzionale, cioè il fatto che, per esempio, quella fiamma, diciamo, della lampada, quindi che ci scaldiamo e che trasformiamo le cose, è un aspetto immateriale dentro di noi, cioè un reame che non è afferrabile come quello delle idee, delle emozioni, dei pensieri, che è più sottile ancora. Quindi il qi si trova un po' un ponte di mezzo tra l'aspetto materiale e questo più sottile. E per coglierlo nel corpo, dicono i cinesi, può essere anche comodo pensarlo come la funzione che ha ogni organo, per esempio. Ogni organo viene attribuito ad ogni organo un qi, e a che questo qi addirittura ha una sua forza o debolezza, cioè la capacità di esprimere un buon qi di stomaco vuol dire che noi siamo in grado di digerire, cioè mangiamo qualsiasi cosa e la digeriamo. Il nostro stomaco funziona bene. Se abbiamo un buon qi di polmone, dicono i cinesi, la voce della persona è forte, ci cioè siamo in grado col diaframma di spingere fuori con energia l'aria e generare una voce forte. Quindi può esserci poco qi o tanto qi, dicono loro, cioè può essere la persona può avere tanta energia o poca energia. E in più nel corpo questa cosa è anche direzionata, cioè ogni organo, ogni qi di ogni organo ha una sua direzione. Se dovessimo dire il qi dello stomaco, che direzione ha? È discendente, cioè per la fisiologia finché le cose io le metto in bocca e scendono. Questa è fisiologia.
ogni qualvolta le cose io me le ritrovo, diciamo, dallo stomaco alla bocca, questo vuol dire che qualcosa non va bene. Lo chiamano un C controcorrente, quindi la funzione dello stomaco è alterata, cioè se doveva scendere trovo qualcosa che va su e può essere da singhiozzo al reflusso fino al vomito, gradazioni differenti in cui c'è solo movimento, direbbero loro, di energia o di aria, di qualcosa tipo erutto e quindi sale solo l'aria, o può esserci movimento materiale, cioè arriva a vomitare, o può esserci addirittura fuoriuscita di sangue, quindi elimino sangue dalla bocca. Quindi a diverse gradazioni il problema può essere più solo funzionale a livello del C, direbbero loro, o un po' più a livello materiale o ancora di più profondo. Per cui questo è un modo, diciamo, intuitivo, cioè le funzioni, la funzione del nostro corpo, cioè il fatto che il nostro corpo è vivo, fin tanto che è vivo fa delle cose, fin tanto che siamo vivi ci muoviamo, l'essenza di questo movimento, il ci è il fatto che ci muoviamo. Dicono in alcuni testi non lo si può cogliere, cioè afferrare materialmente, ma è come il vento sulla spiaggia, dice, puoi notarne le tracce, cioè nel senso puoi vedere che disegna qualcosa sulla sabbia, cioè che io mangio, le cose vanno giù e poi escono, questo è il movimento. Non riesco ad afferrare quello che posso dire, il movimento del mio intestino, ma vedo che le cose vanno così. E quindi da come la fisiologia della persona si comporta, noi possiamo capire che cosa sta andando storto, fra virgolette, e l'idea è quella che la patologia sia un'alterazione di questi movimenti fisiologici. Quindi lo studio dell'agopuntore è anche capire, cogliere come questa fisiologia si sta muovendo, quando c'è una patologia, un disturbo, che cosa sta succedendo, e attraverso la stimolazione di alcuni punti cercare come di riportare un migliore equilibrio. Quindi questo, diciamo, è l'aspetto più comprensibile, forse in maniera immediata, cioè è un termine magari che ci sembra un po' lontano, ma che designa degli aspetti molto concreti, cioè il fatto che comunque siano tangibili, apprezzabili e rendono, diciamo, la medicina cinese, l'agopuntura, una medicina molto attenta alla funzione, cioè come le cose funzionano, più che all'aspetto magari fisico organico. Loro hanno, diciamo, posto molta attenzione al quando cominciano ad alterarsi le funzioni, anche se magari a livello degli esami del sangue, dell'ecografia, dell'ATAC, non troviamo niente che non va, però c'è già qualcosa che sta cominciando a non andare come dovrebbe, e quello è già un ottimo campo di intervento dell'agopuntura, cioè la capacità in quella fase di poter ripristinare la fisiologia. Bellissimo, chiarissimo, grazie Filippo. E nel Qigong c'è la medesima visione che ha spiegato adesso Filippo nell'ottica della pratica e della prevenzione o dell'approccio alla persona? Sì, sicuramente. Tutto quello che è stato detto da Filippo sicuramente fa, come dire, fa parte di questo contesto, di questa visione. La cosa particolare, diciamo, nei Qigong è che noi siamo gli attori di questo sistema, gli interpreti in qualche modo, cioè diventiamo, come dire, responsabili in prima linea di quello che succede. È per questo che alcuni poi non, diciamo, faticano a proseguire nella pratica, soprattutto chi aspetta continuamente risposte dall'esterno, no? Perché la risposta normalmente è, cioè, l'interazione col proprio sì, quindi con, come dire, con le relazioni che si creano fra tutto ciò che è denso, grossolano, tutto ciò che è sottile, che Filippo ha descritto molto bene, fanno parte di una ricerca che si sviluppa, restando il più possibile nell'esperienza. Quindi, sulla base, diciamo, di esercizi, codificati che possono partire da un metodo piuttosto che un altro, perché ci sono svariati metodi di Qigong. In caso di lezioni, diciamo, collettive o in caso di studio, di apprendimento, possono invece essere già direttamente personalizzati nel caso di, appunto, di una richiesta specifica. E qui faccio l'esempio: io spesso, siccome non ho le capacità, diciamo, fra virgolette, di valutazione energetica, fra virgolette, diagnostiche, che ha Filippo, che hanno altri agopuntori, io spesso, per esempio, mando le persone a fare la diagnosi energetica, persone che vogliono fare un percorso individuale,
la diagnosi energetica da Filippo, oppure arrivano magari già da qualche altro acupuntore con la diagnosi, valutazione energetica, chiamiamola insomma come meglio riteniamo, dopodiché si riesce a individuare un percorso più personalizzato. E quindi a proporre degli esercizi che comunque vanno tarati e vanno, come dire, modificati durante il percorso. Perché è proprio il dialogo che si sviluppa, che la persona sviluppa con se stessa, quindi di percezione. C'è chi parte da un determinato, c'è chi ha una percezione, come dire, estremamente già raffinata, pur magari non praticando più di tanto. C'è chi è già predisposto in un certo modo, chi invece fa molta più fatica. Comunque, diciamo, il rapporto che abbiamo con la percezione e la coscienza di dove siamo nello spazio fa sì che si possano creare questo tessuto di relazioni. Qualcuno vede anche il chi proprio come una capacità di relazione fra le varie parti di sé, quindi tutto ciò che comunica dal punto di vista, diciamo, sia dei vapori, sia elettrico, sia delle fasce, dei movimenti dentro di sé, ma anche fuori, cioè che spazio sto occupando in questo momento, no? La capacità di stare nel presente e di percepire che tipo di spazio stiamo occupando, di come interagiamo con lo spazio, fa sì che questo discorso che diceva Filippo prima, no? Il discorso anche di come, diciamo, raccogliere i nutrienti non sia relegato esclusivamente poi al fatto dell'alimentazione ordinaria, no? Cioè alimentazione e respiro, no? O irradiazione solare, ecco, irradiazione luminosa. Benissimo, questi sono, diciamo, aspetti che riusciamo a sentire bene, ma proprio anche a capacità di percepire che luogo, in che modo stiamo occupando lo spazio e come ci stiamo relazionando proprio con le forze telluriche, con il modo di stare coi piedi in terra e quindi anche come dire, di gravare la terra e di ricevere l'impulso di risposta dalla Terra e con la relazione che abbiamo col cielo, fra virgolette, insomma, con l'ambiente circostante, quindi di cosa possiamo cogliere, di come si possa relazionare. E soprattutto anche la relazione che abbiamo con gli altri esseri viventi, non solo gli esseri umani. Quindi tutto questo fa parte di una rete di relazioni che poi diventano anche nutrimento per il nostro essere, quindi per il nostro ci. Il C è anche relazione, effettivamente. Io sono molto d'accordo con questa definizione che dava un maestro. Non è magari solo, come dire, limitabile a questo, no? Però è, come dire, una parola che mi piace molto. Quindi tessere un sistema di relazioni con se stessi, con la propria pratica e con l'ambiente che ci circonda, che facilita poi, mantenendoci monitorati da soli e col terapista, con l'insegnante di Qigong e con l'acupuntore, mantenendoci monitorati anche col gruppo di lavoro, del gruppo di pratica, ci fa sentire, ci fa essere sempre più coscienti di come stiamo interagendo con energie, non solo con la materia, ecco. Certo. Il discorso del ci e relazione è molto interessante, mi fa venire una domanda così spontanea. Quindi, se ogni organo ha il suo ci, dialogano insieme, quindi c'è una relazione fra i vari ci dei vari organi? Chi va? Vado io? Chi Sì. Sì, vuole? assolutamente sì, ci sono delle relazioni strette che sono, noi le comprendiamo anche dal punto di vista sempre di più che si interessa poi di organi, fasce, eccetera, eccetera, di circolazione, eccetera. Ma c'è una relazione sicuramente che è data un po' dalle leggi dell'energetica. Le leggi dell'energetica praticamente base sono Yin e Yang e Wuxing, no? Cinque movimenti. Certo. Quindi queste cinque energie in movimento in realtà sono molto, ci parlano molto bene di come del sistema di relazioni. Diciamo che ognuno è come se fosse osservato, osservatore, controllato, controllore, nonno, nipote, ci sono questi nomi, diciamo, che si danno ai vari sistemi, che fanno sì che di comprendere meglio quali possono essere i vari sistemi di relazione, che sono diversi, non sono vari, sono piuttosto sofisticati anche a livello degli organi. E poi c'è il sistema di relazione che parlava prima Filippo, proprio dei canali, cioè di come il territorio corporeo, diciamo, è pervaso da una rete da un intreccio appunto di flussi.
E quindi l'esplorazione attraverso i movimenti, il respiro, le sensazioni, la percezione, eccetera, di questi saliscendi, perché molto questa organizzazione verticale, diciamo appunto l'essere umano fra il cielo e la terra, ci permette poi di non solo di percepire meglio, ma poi di far circolare sempre meglio questa energia. Grazie, grazie. Vuoi aggiungere qualcosa, Filippo? Sì, O... guarda, c'è quello che diceva Marco, assolutamente esistono questi, come dicevo, una teoria tra le principali, quella che ha citato è quella dei cinque movimenti o cinque elementi. Questa teoria effettivamente osserva intanto quello che accade fuori di noi, diciamo, coglie quello che sono, diciamo, i movimenti, tra virgolette, che avvengono nel nostro pianeta in base alle stagioni e coglie come ogni elemento abbia una sua peculiarità, per esempio stare cioè, in presenza del fuoco o dell'acqua non è la stessa cosa, no? E notiamo che sempre leggendo in termini di chi come un elemento si comporta, sicuramente se il fuoco tende a salire, l'acqua tende a scendere, se il legno, la stessa cosa, tende dalla terra a aprirsi verso l'alto e diciamo a salire anche lui, mentre magari altri elementi, come vengono considerati il metallo per la medicina cinese, ha quest'altra, diciamo, invece caratteristica di concentrarsi in profondità nella terra e indurirsi, quindi hanno osservato proprio la natura in questo modo e hanno fatto un parallelismo interessante col corpo umano. Ci hanno detto come accade fuori, che le cose salgono, scendono, vanno dentro, vanno fuori, così come ci sono degli elementi fuori essenziali, ci saranno anche dentro il corpo umano. Dice, ah sì, quando parli di elemento fuoco, di elemento acqua, sembra che dici delle cose effettivamente molto astruse, però a pensarci non è così strano, nel senso che noi siamo ad esempio capaci di termoregolarci, cioè se fuori fa freddo, anche se sono 0 gradi, il nostro corpo in un certo senso lavora per farci stare a una temperatura di 36, 36 e mezzo, per cui produce calore, quindi dice allora esiste l'elemento come fuoco dentro di noi, perché è come se dentro ci fosse un fuoco che costantemente alimenta e scalda. E così come c'è l'elemento acqua, e caspita se c'è, diciamo, siamo pieni, lacrimiamo, abbiamo la saliva e ogni tanto dobbiamo eliminare un po', no? Anche dal basso di liquidi. Quindi tutto questo è presente, cioè nel senso all'interno del nostro corpo. E così hanno comunque cominciato a creare questo sistema di corrispondenze, che sono i cinque movimenti collegati ai cinque organi principali. E come diceva Marco, esiste una rete di relazioni, cioè c'è un ciclo di generazione, dicono loro, dove ogni organo ne sostiene un altro, per cui per dire il rene che è legato all'elemento acqua sostiene il fegato che è legato all'elemento legno che a sua volta nutre il cuore che invece è il fuoco, quindi come l'acqua che nutre il legno che alimenta il fuoco, esiste questo percorso. Così come esistono sistemi di controllo, cioè questi cinque elementi sono tra loro intersecati in modo che ognuno di questi anche tenga un po' a bada l'altro, per cui per esempio si dice del legno che governa la terra. E quindi regola, diciamo, un po' tiene compatta come nella natura, le radici tengono compatto il suolo, si dice così nel corpo, diciamo, l'elemento legno governa la terra. Così come il metallo del corpo controlla il legno, che lo porta, diciamo, lo tiene sotto controllo. Questi corrispondono ad organi, cioè il legno è il fegato, la terra è il sistema di stomaco, digestione, milza, pancreas, eccetera, il metallo è il polmone. Per cui quando le cose poi vanno storte, succede che, per esempio, se il fegato si arrabbia, che è molto forte, dicono loro, questa cosa può disturbare o l'organo che controlla, quindi lo stomaco, la milza. Il caso sarebbe del reflusso, che io mi arrabbio, non digerisco, mi arrabbio, mi si chiude lo stomaco, mi arrabbio, sento l'acido che mi sale. Tutto questo è per i cinesi segno che qualcosa che normalmente dovrebbe andare giù, appunto, che è lo stomaco, viene disturbato da quest'altro elemento che lo fa risalire. Se invece addirittura dice, la cosa si aggrava, per esempio, l'elemento che addirittura dovrebbe controllare il fegato, talmente si arrabbia il fegato che lo va a disturbare, che è il polmone, questo viene visto come ancora più grave, perché è proprio una ribellione, dicono loro, tra un elemento che normalmente viene, come dire, controllato, che va contro il suo controllore. Quindi magari può essere il caso della tosse, cioè per dire se uno c'ha il reflusso e gli viene anche la tosse oppure... In casi estremi, a volte il fegato, quando è molto danneggiato, dà anche fastidio ai polmoni. Insomma, questa cosa qui è vista come un altro tipo di disarmonia. E per cui esistono queste relazioni costantemente tra, per esempio, anche il cuore e il rene, dicono i cinesi, cioè il rene è legato anche alle surrenali e il cuore è legato all'organo, ma anche all'emotività della persona. Per cui dice, se questo elemento non è molto stabile, cioè questo rapporto non è stabile, l'acqua e il fuoco dice non sono armonizzati, o magari ho molta paura, posso perdere l'acqua da giù, o
oppure quando ho paura sento che il cuore comincia ad agitarsi e battere troppo forte, ho l'ansia, il panico. Quindi vedono come quando questi elementi vanno fuori rotta, manifestano, diciamo, contemporaneamente qualcosa che riguarda l'uno e riguarda l'altro. E quindi vuol dire che tra di loro il rapporto e la relazione non va tanto bene. È un modo di vedere il corpo da questo punto di vista. E ci sono dei momenti, se potete fare degli esempi di come degli esercizi di Qigong vanno ad essere a supporto a una seduta di agopuntura o magari viceversa. Quindi quando le due discipline collaborano attivamente insieme. Lavorando poi tutte e due sul C, però magari ci sono situazioni in cui necessita prima Marco accennava, c'è una valutazione energetica della persona e magari ci sono degli esercizi precisi da dover far fare alla persona in relazione alla valutazione energetica che è stata fatta. Quindi se potete entrambi darci alcuni esempi di come le due discipline si integrano insieme. Visto che ho parlato io, faccio parlare magari Marco Va prima, così ci bene, alterniamo. Poi dopo, se vuoi, cioè, posso dare un contributo anche. Ma, normalmente, allora, il presupposto fondamentale per creare un'integrazione è che le persone vogliono praticare. Perché, cioè, mentre l'agopuntura può ottenere, diciamo, degli effetti anche al paziente relativamente passivo, paziente, insomma, alla persona che non ha particolari intenzioni di sviluppare un percorso di conoscenza, di coscienza, ma vuole semplicemente stare meglio ed ottiene degli effetti anche abbastanza veloci, immediati. Il Qigong non ha questa caratteristica. Cioè, per ottenere degli effetti veloci, immediati con il Qigong, devi già essere piuttosto esperto e magari, e poi non è detto che ci riesci. A volte succede. Quindi che cosa succede? Che normalmente se le persone, diciamo, si fanno carico o hanno voglia di intraprendere un percorso di pratica, allora le cose sicuramente possono funzionare molto meglio. Cioè il supporto, cioè può essere, il discorso può essere a doppia, diciamo, a doppia direzione. Cioè ho persone magari che vengono da me. Io adesso faccio anche trattamenti sciatici, insomma, faccio anche altri trattamenti. Comunque, ho persone magari che vogliono imparare degli esercizi, sono intenzionate a praticare, però magari hanno anche dei disturbi che richiedono un certo intervento abbastanza immediato, e allora in questo caso magari io vi consiglio di fare un ciclo di agopuntura, e intanto iniziare a fare esercizi per poi proseguirseli a casa. Oppure persone, appunto, come dicevo prima, che vengono a fare esercizi, che vogliono intraprendere un percorso di Qigong per alcuni disturbi, e a me interessa avere una diagnosi energetica più chiara. O viceversa, magari sono persone che fanno il ciclo di agopuntura, poi Filippo dirà la sua, comunque, ai quali viene consigliato di fare un percorso su di sé. Ecco. Allora, in quel caso lì le cose funzionano piuttosto bene perché poi il linguaggio è comune, ci si capisce, ecco, tra di noi. Poi la persona, chiaramente, come dicevo prima, esplorerà questo percorso dentro di sé. E sicuramente, ecco, il fatto di prendersi carico della propria salute, di responsabilizzarsi, porta poi a un diverso rapporto anche con le figure, diciamo, col medico, con le figure che si occupa poi della nostra salute. Quindi anche noi diventiamo più, come dire, l'interazione sicuramente cambia col tempo, io mi rendo conto, ecco, in pratica magari un'interazione fa domande diverse, c'è un diverso tipo di rapporto anche con le figure mediche. Grazie Marco. Prego. Filippo, vuoi aggiungere l'aspetto dal punto di vista dell'agopuntura quando c'è questa Certo. interazione con il Qigong? Allora, ci sono due aspetti, appunto il Qigong secondo me entra nella pratica dell'agopuntura sia per quanto riguarda l'agopuntore stesso che il paziente.
nel senso che l'agopuntura, anche come il Qigong, ha subito un grande percorso di rivisitazione, è stata reintrodotta, diciamo, nella forma in cui più comunemente viene insegnata in Cina dopo la rivoluzione culturale. È stata, diciamo, un po' epurata dagli aspetti più mistici e esoterici, e ne è stato, diciamo, creato un corpo di conoscenze molto anche pratico. Ci sarebbe molto da dire, diciamo, a riguardo, ovviamente. È stato ed è un modo di praticare l'agopuntura, anche quello che c'è in ospedale o che spesso si fa in ambulatorio, che risponde, diciamo, a certe esigenze, cioè quella di vedere un grande numero di persone e rifornire, diciamo, un sostegno alla salute o la risoluzione di alcune problematiche in una maniera che sia efficiente, rapida e efficace per la persona, per essere, diciamo, nei tempi moderni una metodica che possa, diciamo, operare a livello della società in cui ci troviamo, semplicemente quello, cioè perché possa essere, vissuta, diciamo, a livello integrata nella società in cui ci troviamo attualmente. Per cui ha questa necessità, sicuramente può essere fatto in modo, molto può essere fatto anche così, in maniera efficace. E sicuramente l'infissione di un ago è un atto che, al di là di tutto quello che possiamo, diciamo, raccontarci, è un atto fisico, cioè fisicamente si fa questa cosa, fisicamente si stimola il sistema nervoso della persona, circolatorio, e anche a livello dell'apparato muscolo-scheletrico, cioè ci sono contratture, zone tese, dolorose, cioè si può andare a intervenire direttamente. Ci sono fisioterapisti che hanno sviluppato poi nel tempo anche questo approccio, e medici di dry needling, dove si pungono i muscoli, quello che in medicina cinese esiste come approccio quando si trattano i tendini muscolari, cioè i canali più legati a tendini e muscoli proprio. E quindi si può pungere, si hanno degli effetti, si possono, insomma, ridurre delle contrazioni, degli spasmi, dei dolori in maniera abbastanza efficace se si individua, diciamo, il giusto modo di operare. Questo modo di fare agopuntura sicuramente può produrre degli effetti. E nella visione più classica dell'agopuntura, ovviamente, l'atto medico non è solo qualcosa di meccanico, per cui passano e succedono e accadono tante cose. E sicuramente, se l'operatore è in grado di accedere a quello che è il mondo del Qigong e del Qi vissuto in prima persona, il che vuol dire dover dedicare tempo a la struttura, cioè analizzare la propria postura, vedere perché il corpo fisico non è slegato da quello, fra virgolette, più sottile, ma è il substrato in cui quello si manifesta. Qui ha voglia di dire, ma cioè, avendo, diciamo, essendo gobbi tutto il giorno, stando seduti senza muoversi, eccetera, è fatica sentire, diciamo, sentirsi vitali o sentirsi bene, cioè sentire che quel qualcosa addirittura in più dello stare senza dolore, ma sentirsi addirittura vitali. Quindi coltivare un buon corpo, e quindi i principi che ci sono in Qigong sono quelli dell'allineamento posturale, del rispetto della gravità e della propriocezione, del cominciare a entrare nel corpo, sentirlo, cosa che è completamente dimenticata nel modo di solito di insegnare il movimento, la cultura fisica oggi, per cui è un grande patrimonio, secondo me. La questione di coordinare il respiro con tutto questo è un passo ulteriore, cioè capire come effettivamente la modulazione del respiro, anche solo la libertà o meno di respirare, influenza il modo in cui ci muoviamo. E terzo, più raffinato, quello di cui parlava Massimo, Marco, è proprio dove noi portiamo la coscienza e l'attenzione all'interno del nostro corpo. Il fatto che esista questa dimensione interiore, che in Oriente è molto chiara, per noi pare diciamo, un qualcosa di molto lontano, ma che c'è la capacità, in base a dove io ascolto, di produrre anche degli effetti. Cioè, nel senso che se io porto, dicono i cinesi, l'attenzione in un posto, il sangue e il ci seguono. Per cui col tempo si possono, sono tutti aspetti che si possono allenare, però richiedono proprio questo aspetto di pazienza, di tempo, di responsabilità personale, di dire voglio fare qualcosa per stare bene, no? E quindi se l'operatore riesce a fare questo, un livello base che, diciamo, diventa forse un essere umano decente, e quindi nel momento in cui si relaziona con una persona che sta male, riesce comunque a dare qualcosa, anche solo la sua presenza, il fatto che comunque non si venga sovrastati dal malessere dell'altra persona, perché vedere sempre persone malate è comunque dispendioso da tanti punti di vista emotivo, fisico, e cioè richiede il poter essere aperti verso l'altra persona. Quindi il fatto di avere una pratica che ti porti a prenderti cura di te, a muoverti, a respirare, a ritornare alla salute, cioè sapere che esiste il modo per contattare quello e non farsi trascinare troppo dalla malattia, per l'operatore è molto importante. Poi io ho conosciuto, ovviamente, nel mio percorso persone con capacità straordinarie, come esistono in tutte le attività umane, e quindi anche persone che hanno coltivato questa cosa molto a lungo e che sono in grado, con l'infissione dell'ago, con anche solo la pressione, di indurre delle
delle risposte nella persona più intense, più forti, più profonde, trasformative, cioè hanno questa capacità perché loro hanno governato, tra virgolette, dentro di loro questa cosa e riescono a lavorare a un livello più profondo. Quindi il Qigong, il Qi, è qualcosa che poi è coltivato, tra virgolette, diciamo, nel mondo ideale dell'agopuntura, come può essere sui monti Wudang, di quello che ci racconta ogni tanto qualche insegnante che proviene da quei lignaggi, in effetti non sarebbe neanche da fare se la persona non ha coltivato prima questa cosa dentro di sé. Cioè, se non ha qualcosa da dare, è inutile che si mette, diciamo, a cercare di sistemare, diciamo, qualcosa se lui non ha un'idea di come si fa, diciamo, a stare bene, no? Avere la pretesa di far star bene l'altro. Ovviamente questo è un obiettivo che per il nostro sistema medico, la formazione medica attuale, non è proprio così subito immediato, per cui l'agopuntura è stata coltivata e sviluppata molto nel suo approccio tecnico-pratico, che comunque ha una sua valenza, una sua importanza. Sicuramente questo aspetto del chi più sottile, della coltivazione di sé, può portare, può fare la differenza tra, diciamo, andare da qualcuno e sentirsi come dal meccanico e andare da una persona che invece ha magari un grado di apertura o di sensibilità un po' maggiore, riesce anche a fare in modo che determinate cose anche vengano fuori. Diciamo, io nel mio piccolo però posso sentirmi di dire che effettivamente magari il fatto di aver praticato certe discipline, avere una certa qualità di ascolto, di presenza, mi permette a volte, permette alla persona che viene da me di aprirsi un po' di più rispetto a quello che può essere in un ambulatorio di ospedale dove comunque sei in una macchina magari molto veloce, dove hai 5 minuti per, neanche ti siedi e questa cosa non si sente, diciamo, più un rapporto con la persona che ti prende in cura, che si prende cura di te, che ha voglia di capire che cos'hai, di farti star bene e di migliorare questa cosa. Come diceva Marco, poi per il paziente ovviamente è un altro gradino, nel senso che l'agopuntura viene vista un po' come un fallimento, in realtà nel pensiero cinese della salute, cioè è già una tecnica barbara, cioè dove ti vai a mettere degli aghi, fai sanguinare, in teoria inizialmente era più salasso, cioè si faceva con le schegge di pietra e si trattava di un metodo in cui si cercava di riaddrizzare qualcosa che era storto, ma il vero traguardo, diciamo, il vero valore della medicina cinese per il praticante o per la persona che si approccia, sarebbe quello di trovare il modo di star bene, cioè di non aver Non bisogno aver poi bisogno. dell'agopuntura, eccetera. Si dice, no, una cosa può entrare solo se trova uno spazio vuoto, per cui dicono nella medicina cinese, se uno coltiva il proprio qi, questo è, diciamo, l'idea di un buon qi e di una persona che riesce anche ad adattarsi alle situazioni della vita, agli stress che possono essere fisici, emotivi, eccetera, senza che questo intacchi la sua salute. Quindi questo sarebbe il traguardo, per cui però richiede appunto un cambio di mentalità che spesso non è quello che il paziente si aspetta di dover fare, di prendersi carico lui della sua salute, ma quanto piuttosto che sia un altro a risolvere i problemi. Però se questa educazione, diciamo, viene fatta, intanto perché chi magari pratica ritiene che sia importante, perché non è così scontato oggigiorno, e anche chi riceve a volte si incuriosisce, può appassionarsi anche alla propria salute e quindi poi il Qigong sarebbe quella cosa che ti permette di fare quel salto, di dire io ok, ho terminato, magari adesso ho ritrovato un equilibrio, però come posso fare per tutti i giorni prendermi cura di questa cosa? Oppure come posso fare a, diciamo, fare in modo che anche quello che io faccio tutti i giorni vada nella direzione della cura? Cioè, come dire, appunto, sto prendendo una strada che non è quella giusta, fino adesso ho percorso, mi danno una raddrizzata, però come faccio magari a rimanere su una strada che è più corretta? E quindi richiede però tempo, impegno, insomma, un buon Un atto di insegnante. volontarietà, di volersi prendere Sì, carico di non se tutti stessi. hanno, cioè, purtroppo quello che è la promessa della tecnica, della scienza moderna, è quello di poter fare a meno, diciamo, di questo aspetto. Cioè quello che comunque troveremo fuori di noi, come dice la risposta, la sostanza, la tecnica, se non è quella sarà la chirurgia, se non è quella sarà ti travasiamo in un hardware migliore bionico, però diciamo non c'è, si è perso un po', diciamo, questo fascino verso, perché non ce n'è a volte neanche più così la necessità di dover capire come si fa a stare nel proprio di corpo, no? Che cosa, a tanti livelli poi, fisico, emotivo. Non è semplice, però penso sia quel piccolo tesoro che va custodito un po' di queste discipline che un pochino, insomma, varrebbe la pena di sforzarsi di mantenere vivo.
nonostante la frenesia, diciamo, di quello in cui, del mondo in cui viviamo. Mi fa venire in mente questo anche l'interazione che esiste adesso, sia il Qigong che l'agopuntura. In molti ospedali viene praticata, cioè, c'è molta interazione oggi fra la medicina occidentale, Qigong e l'agopuntura. Dalla vostra esperienza, dal vostro punto di vista, come si integrano le vostre discipline con la medicina occidentale e che dialogo, che relazione può esserci? Marco, magari così ci alterniamo. Sei muto. È vero, eccoci. Sì, diciamo che c'è molto potenziale. Allora, la mia esperienza, non ho esperienza di studi personali fatti in ospedale, fatti, diciamo, di studi clinici, di studi scientifici. Dovevamo farne uno proprio in partenza, doveva partire a febbraio 2000, marzo 2020, era già proprio stato tutto timbrato, firmato ed è naufragato per il Qigong e la depressione negli anziani. Quindi devo dire che posso parlare per, come dire, più dal punto di vista teorico che di esperienza fatta. Sicuramente c'è un grande bisogno in Occidente di questi approcci. E nel momento io so che c'è qualcosa in Italia, molto poco, ecco, come Qigong, diciamo, in ospedale c'è qualche istituto oncologico che ha avviato dei percorsi a Roma, diciamo, paralleli, ma non abbiamo grandi studi. Neanche piccoli, più di tanto, cioè per qualcosa di consolidato non c'è. Ci sono esperienze singole che hanno avuto altri insegnanti, terapisti. Io purtroppo personalmente non ho, diciamo, con il pubblico, con l'ambiente pubblico, quindi ospedaliero, sono rimasto, diciamo, al mio diploma ormai 40 anni fa quasi. E quindi non ho esperienze sul campo, devo ammettere, ecco. Sicuramente c'è un grande potenziale. Se si riuscisse veramente a promuovere questo tipo di sinergia, sarebbe ottima. Ti Sì. sono capitati magari delle persone che pur seguendo delle terapie sanitarie occidentali hanno trovato un beneficio nell'avvicinarsi alla pratica del Qigong, indipendentemente dall'esperienza tua ospedaliera o meno. Sì. Quindi magari Sì, ci se sono, questo per aspetto può esempio, essere portato ci come sono esempio, ecco. questi metodi che si chiamano Guolin Qigong. Guolin era in realtà lei era una pittrice cinese degli anni 70 che si era ripetutamente ammalato di tumore e praticamente al quarto intervento di tumore alla vescica la mandarono a casa dicendo può andarsene, non c'è più, noi non sappiamo più cosa fare. E lei, insomma, recuperò delle pratiche del nonno, praticamente le pratiche di Qigong del nonno, e mise in moto questo sistema che appunto viene chiamato Guolin Qigong. Queste marce, sono delle marce cadenzate, ritmate dal respiro, dove si fanno questi inspiri e espiri un po' forzati, cioè si cerca di aumentare fortemente i livelli di ossigeno nel corpo. E allo stesso tempo attraverso espiri dalla bocca sonori, di eliminare quelli che noi chiamiamo i patogeni, insomma, di eliminare i prodotti di rifiuto. Quindi si crea un'accelerazione nel sistema, sia dal punto di vista dell'ossigenazione, sia dal punto di vista dell'eliminazione, e sono marce ovviamente che vengono fatte per un'oretta, sedute di un'ora, ed è consigliato, io ho avuto qualche esperienza, insomma, qualcosa anche personale, diciamo, in caso di malattie degenerativo oppure anche di attacchi dall'esterno, di attacchi, diciamo, fra virgolette, di malattie virali, si potrebbe anche, cioè, usare come complemento terapeutico. E questo ha avuto grandissimi successi in Cina. Qui in Italia sono tutti, diciamo, non è ancora stato portato negli ospedali, ma ci sono delle persone che lavorano a livello di piccoli gruppi o in ambito privato,
Questa è una pratica, per esempio, che è di grande efficacia se praticate almeno un'ora al giorno, ma anche in Cina lo fanno anche 2 o 3 ore al giorno. Io sono stato e ho conosciuto diciamo, pazienti post-oncologici che avevano iniziato durante i trattamenti chemioterapici, che comunque continuavano a farlo, erano associazioni con anche 3-4 mila iscritti, e quindi si trovavano e continuavano a praticare e i risultati, diciamo, erano sicuramente superiori a chi non stava praticando. Ecco. Quindi da sinergia agopuntura, Qigong, oppure agopuntura, farmacopea, Qigong, Sì. Quindi era dove c'era il Qigong, i risultati sono sicuramente molto migliori. c'è Quindi devo un bel dire che potenziale. C'è un bel potenziale. c'è un grande potenziale, esatto. Speriamo, insomma, che ci siano, come dire, più possibilità in futuro. E invece, dal punto di vista dell'agopuntura, in relazione alla medicina occidentale, Filippo, vuoi fare qualche considerazione come metodologia Senz'altro. di applicazione e di relazione fra le due aree. Allora, guarda, sicuramente io mi trovo per esempio a lavorare come fisiatra, quindi molto di quello che vedo è legato all'apparato muscolo-scheletrico. Sicuramente per quello si possono avere molti risultati interessanti, nel senso che spesso per i dolori, infiammazioni, traumi o quant'altro, l'approccio di solito è farmacologico in una situazione iniziale, però a volte non può essere protratto troppo a lungo se la cosa non si risolve, come può accadere, e diciamo che l'agopuntura può essere un'ottima risorsa perché va proprio a intervenire, come abbiamo detto, sia a un livello muscolo-scheletrico, quindi si può lavorare sul, fra virgolette, a volte riuscire a detendere alcune zone che possono essere responsabili magari dei dolori e delle infiammazioni che si verificano anche non localmente. Cioè questo approccio che c'è è molto interessante, c'è cioè l'agopuntura, come diceva, che vede il corpo per catene longitudinali organizzate, è molto interessante ed è comune comunque anche alle moderne pratiche di riabilitazione che vedono le catene muscolari, muscoloscheletriche, fasciali, per cui una epicondilite ovviamente si può lavorare localmente mettendo il ghiaccio, prendendo dei farmaci o diciamo facendo della terapia laser locale. E per il nostro modo di vedere è un problema che ovviamente si manifesta in un punto di questo lungo canale tendinomuscolare, ma che può avere origine da tensioni che sono lungo tutto il canale, a monte, a valle, per cui si va a palpare, si cercano in quel canale muscolare le zone più tese e dolorose, andare a lavorarci permette come di allentare le tensioni che vanno poi a gravare su quel gomito, così come il gomito, così la fascite plantare, così il polso. Se io riesco a, come se quella fosse nel certo senso la cucitura di un vestito, è ovvio che se io in quel vestito, diciamo, il tessuto è tirato a monte, a valle, non appena mi muovo rischia di strapparsi, cioè non appena cerco di lavorarlo. Se io posso modularne il tono, quindi allentare una contrattura, il tessuto è più elastico, può reggere un movimento maggiore senza sentire dolore e può essere nelle condizioni ideali per guarire. In più, la stimolazione di alcuni punti permette il fatto che, come se, diciamo, col nostro corpo, con gli aghi, cercassimo come di modulare la circolazione in modo da concentrarla in quella zona. Quindi è come un cercare di utilizzare le risorse che il corpo ha per guarire e porlo nelle migliori condizioni possibili per farlo. E quindi l'agopuntura si pone molto appunto nella vasta gamma di patologie funzionali, cioè dove non c'è magari un danno così importante a livello organico, ma comunque il paziente lamenta dei sintomi, quindi possono esserci dai dolori che magari non hanno proprio una rottura, una frattura, un distacco Certo. magari di tendine, per cui c'è necessità di fare altro, però tutta quella gamma intermedia può essere molto utile, così come anche magari problemi un po' più seri come le sciatalgie, cioè dolori che si irradiano lungo percorsi nervosi ben precisi. L'agopuntura, per quanto riguarda i meridiani principali, è uno studio proprio di come andare ad agire in profondità su vasi e nervi, e quindi ci sono molti punti che possono modulare la sensazione dolorosa che arriva anche quando essere interessato è un nervo, magari, che quindi viene compresso, viene irritato, infiammato. Tutta quella patologia, quel campo di dolore che è il dolore neuropatico, cioè tutti quei dolori urenti, brucianti o che comunque coinvolgono il nervo, per cui, come detto, la terapia di solito è farmacologica, ma non tutti possono prendere magari dei farmaci antidolorifici forti o altri che sono come insomma prescritti per lungo periodo, magari sono anziani e anche fanno fatica perché insorgono altri tipi di problemi. Lì, diciamo, sicuramente può esserci
un campo di intervento ampio. I disturbi funzionali sono poi quelli digestivi, la persona che fa fatica a digerire, ad aria, gas, reflusso, mestruali, magari la persona ha dolore quando ha, quindi ha, non ha nulla di organico, non c'è qualcosa di magari determinato che va male, però la persona non sta bene, lamenta dei sintomi e dei disturbi. E così via. Questo spettro è sicuramente della patologia funzionale, e altro è quello della patologia cronica, cioè dove comunque, come detto, la risposta per noi in Occidente spesso è cronicizzare il problema, cioè mantenere la cronicità della patologia tenendo sotto controllo i sintomi. Spesso è il target che ci poniamo. La visione cinese sarebbe quella di cercare di fare in modo che la fisiologia ritorni a funzionare. Quindi è un modo di, è una chiave di lettura molto diversa. E queste cose possono anche andare d'accordo, anche sovrapporsi, non sono No, in anche contrasto. dialogare, essere Certo, complementare all'altro. assolutamente. A me capita per esempio di trattare molti pazienti oncologici che fanno la loro chemioterapia, perché ovviamente quello è il gold standard della terapia che è necessaria, perché diciamo è quella che si vede ha comunque il maggior tasso di risultati, o fanno un intervento chirurgico e devono fare poi delle terapie ormonali sostitutive. E però c'è tutta una gamma di sintomi che si manifestano come effetti collaterali, c'è tutta una serie di problemi di adattamento che il corpo ha nell'affrontare un cambiamento così grande, che possono essere mitigati con l'agopuntura, resi più gestibili. Quindi c'è questa possibilità. Diciamo che nella mia pratica è molto varia. È ovvio che i risultati possono essere da straordinarie a volte a essere, diciamo, pochi e poco incoraggianti, per cui non sempre, non è una panacea come qualsiasi altro tipo di medicina, un po' perché ci sono dei limiti a tutto, un po' perché anche l'operatore è limitato, nel senso magari c'è qualcuno che ha capacità di trattare meglio alcune cose perché le capisce, meno altre, per varie ragioni. Per cui Ma il dialogo, secondo me. scusami, nelle vostre pratiche, se nel Qigong è molto importante, come diceva Marco, anche l'intenzione, no? La partecipazione attiva della persona, nell'agopuntura la disponibilità da parte della persona influisce Come per qualsiasi cosa, cioè nel senso esiste un effetto placebo che comunque è il 30% a volte dei risultati che si hanno, ma tanto in medicina, tanto nel prendere dei farmaci quanto nel fare qualsiasi altra cosa, la ben disposizione della persona all'accettazione della terapia è già una buona parte della cura. Quindi questo inevitabilmente, allora quello che dico sempre è giusto essere scettici nei confronti dell'agopuntura, perché è comunque una metodica che la persona non conosce, e fortunatamente funziona nonostante la persona non abbia conoscenza dell'agopuntura, altrimenti sarebbe puramente effetto placebo. Ma se così fosse, io sarei, cioè, è difficile portare avanti una pratica per 15 anni, 12, cioè, facendo qualcosa che è solo nella tua testa, e forse se qualcuno proprio è fiducioso, cioè non sarei riuscito a sopravvivere se non fosse anche una metodica che comunque ha una sua efficacia slegata da questo. Ciò non toglie che la ben disposizione alla cura è fondamentale per tutto. E si dice che lo SCN della persona è comunque un fattore di prognosi, cioè nel senso che la persona comunque questo aspetto, diciamo, di luminosità o di apertura, di ben disposizione, tutto questo le permette di accettare molto più facilmente la cura e mettere in moto un processo di guarigione che comunque è sempre personale. E cioè con l'agopuntura, magari la farmacologia, la fitoterapia può avere un suo ruolo indipendente da qualsiasi fattore, perché comunque l'assunzione di alcune erbe produce degli effetti. Cioè, se noi mangiamo 20 grammi di peperoncino, possiamo anche pensare che ci faccia benissimo, ma magari comunque lacrimiamo, stiamo male, tossiamo, e quindi possiamo dirci che stiamo bene, ma alla fine i sintomi non sono proprio quelli. Per cui prendere delle erbe ha comunque degli effetti fisici e materiali, concreti, tangibili, e sbagliare magari la somministrazione può causare più problemi che altro, quando invece avere quella corretta può comunque dare dei benefici anche se la persona non è particolarmente coinvolta. L'agopuntura, essendo qualcosa di ancora un po' più delicato, sicuramente si giova del fatto che la persona sia ben disposta, perché comunque si innescano dei meccanismi di guarigione molto maggiori. Per dire banalmente, anche solo pensare di, adesso tornando sempre a qualcosa di materiale, se uno beve un bicchiere anche di acqua e zucchero, ma poi gli dicono che gli avevano messo dell'arsenico dentro, del veleno, uno poi, cioè, bene bene non sta nelle ore dopo, cioè comunque
la sensazione che Quantomeno comunque gli inizia a manchi un sudare. quarto, che abbia un po' di bruciore di stomaco, quindi questo fattore è ineliminabile, cioè uno può prendere la medicina migliore del mondo e rifiutarla per pensare che sia veleno e comunque concentrarsi solo sugli effetti negativi e star male, come una persona può essere estremamente motivata a guarire, affrontare una chemioterapia con una certa determinazione, avere pochissimi effetti collaterali, essere grato del fatto che ci sia e di poter vivere ancora un anno per stare con i propri cari. Per cui questo aspetto è importantissimo. Direi che è anche delicato, perché appunto capire i propri limiti, perché adesso diciamo ci troviamo anche in una situazione molto particolare di sfiducia nella medicina occidentale, per cui a volte le persone rifiutano proprio le cure e quindi sono anche disposte a dare un credito di fiducia a tutto ciò che non è Altro. medicina e che a volte però è anche purtroppo delicato come terreno, perché e prenderla anche tutta quella fiducia, bisogna essere consapevoli del fatto che ci sono comunque dei limiti, come in tutte le cose, per In cui tutte le cose. è importante la fiducia della persona ed è anche un aspetto delicato da gestire, perché può essere anche a volte, a me quello che è capitato, a volte che sia addirittura eccessiva, cioè nel senso che possa essere il voler cercare di affrontare delle situazioni che invece hanno comunque un altro livello di purtroppo complessità e gravità che necessita anche di altro. Di Per cui l'integrazione è importante, questo sicuramente. Grazie. Mi farebbe piacere se poteste spiegare, raccontare, presentare anche Scuola Tao, i corsi che proponete. Voi lavorate insieme, è una realtà molto famosa in Italia oggi e molto seria, per cui se potete raccontarci come ci si può avvicinare a queste discipline attraverso la vostra realtà e la vostra scuola. Magari Marco spiega i principi sui corsi che fa di Qigong e che ci sono nella scuola Tao, e Filippo riguardo l'agopuntura o anche gli altri corsi che avete, perché avete tante attività. Ok, allora sì, Scuola Tao nasce nel 2006 come scuola di medicina cinese e quindi diciamo propone vari corsi di formazione, sia diciamo a livello di conoscenza personale, sia per chi vuole intraprendere un percorso professionalizzante. Quindi per il settore medico, agopuntura e farmacopea cinese, per il settore non medico, il Qigong da qualche anno, prima diciamo il Qigong era solo trasversale ai vari corsi, infatti io quando ho iniziato a insegnare il Qigong praticamente lo studiavano le persone che studiavano le altre discipline a medicina cinese. Poi è diventato un corso a sé stante, triennale, dove vengono esplorati vari metodi al primo anno, alcuni metodi principali e poi negli anni successivi, diciamo, le applicazioni più specifiche, riguardo agli squilibri energetici. Poi c'è un corso di massaggio cinese, Tuina, anche quello triennale. Ci sono altri corsi più brevi di fondamenti di medicina cinese, quindi di percorsi teorici, puramente teorici, di 2 anni. Altri corsi di massaggio cinese del piede, questo Onzon Su è chiamato, di cromopuntura, di auricolo, che sono normalmente percorsi un po' più brevi, 1 o 2 anni. Il percorso di alimentazione energetica, che è molto importante. E quindi diciamo c'è una base comune e poi ci sono le specializzazioni pratiche di ogni percorso. Sì, la cosa interessante è che diciamo, è un sistema, come dire, non tanto di scatole cinesi, diciamo di vasi comunicanti, ecco. Quindi sono alcune persone, per esempio, che si interessano a percorsi, dopodiché, stando lì, conoscono anche gli altri, passano da un corso all'altro e quindi vanno avanti, acquistano competenze, un po' perché anche nell'ottica iniziale, poi cosa che in Italia purtroppo non c'è nessuna realtà che è in grado di proporla come avviene in Cina, cioè in Cina anche il primario magari studia massaggio, studia, nel senso che ha bisogno di conoscere anche le altre, pratica Qigong, e quindi ha bisogno di conoscere varie competenze. Ecco, quindi non essendo in grado, diciamo, di proporre in Italia un corso universitario, un corso a tempo pieno, diciamo, la scuola si sviluppa comunque su dei fine settimana. Ecco.
Comunque sul sito ci sono sul sito di Scuola Tao ci sono poi le varie delucidazioni in merito. In Magari Filippo ci può descrizione essere un poi po' più specifico. metterò il sito di Scuola Tao, Sì. così tutte le informazioni. Lato invece medico, se puoi dire due cose del corso, Filippo? Certo, il corso di cui mi occupo, insomma, che sto seguendo da un po' di anni, è quello di agopuntura, prevalentemente, appunto dalla emanazione di questa legge della conferenza Stato-Regioni, sostanzialmente l'accesso è stato riservato quindi alle figure sanitarie, medici, veterinari, odontoiatri, e quindi è dedicato, diciamo, proprio alla portare avanti in 3 anni quello che è il discorso base della medicina cinese, in particolare dell'agopuntura. Esiste un primo anno che è sostanzialmente di studio delle teorie alla base di fisiologia e di diagnostica e del sistema dei canali dei meridiani, che comunque è abbastanza complesso, richiede del tempo per essere un po' digerito, e negli anni successivi si affrontano un po' l'agopuntura declinata per le varie tipologie di problemi che si possono incontrare nella pratica di un agopuntore. C'è una parte, diciamo, in presenza, una parte in FAD. Abbiamo registrato delle lezioni per rendere più agevole, soprattutto in tempo di Covid, la fruizione proprio del materiale, per cui è ormai consolidato da diversi anni, diciamo che ha comunque una sua struttura abbastanza ben definita, accreditata dalla regione, quindi riusciamo, diciamo, ogni anno comunque a dare una formazione. All'incirca, insomma, abbiamo classi non grandissime, però tra i 20-30 persone di solito tutti gli anni, quindi si riesce a seguirle bene, insomma, abbastanza una didattica personalizzata di buona qualità. E quello della farmacologia è un percorso che di solito richiede comunque la conoscenza delle basi, e la fitoterapia cinese è senz'altro un'altra branca molto affascinante, è molto ampia come utilizzo di sostanze. Cioè, in Cina, io, la prima esperienza appunto è stata a Taiwan, e la farmacia cinese era sullo stesso piano del reparto di medicina cinese, e si usa un po' di tutto. Da noi solo, diciamo, derivati di piante e qualche minerale, da loro anche derivati animali, tra cui anche insetti, tutto quello che più di folcloristico si può immaginare è parte della farmacopea cinese, quindi è sicuramente un mondo molto affascinante. È un modo di vedere, come detto, anche in maniera analogica, questa è la visione della medicina cinese, come questo stesso principio vitale che c'è, che abita, diciamo, tutto il mondo in cui viviamo, si declina anche nelle altre forme di vita, per cui nelle piante, negli animali, come nei minerali, e ognuna di queste ha delle sue peculiarità che vengono lette dal punto di vista del qi. Certi animali sanno fare certe cose bene, molto bene, quindi vuol dire che il loro qi è molto utile per quel tipo di attività. E così come alcune piante si adattano ad alcune condizioni molto bene, quindi vuol dire che riescono a, se ingerite, permettere al corpo di adattarsi anche lui a quelle condizioni. Sono concetti molto particolari che, diciamo, a cui non prestiamo molta fiducia perché il nostro modo è più logico, però che si rivelano molto poi dopo. In realtà coerenti, per dire anche l'aspirina che noi utilizziamo tutti i giorni, che è usato per dolori articolari e reumatici, inizialmente viene dalla corteccia del salice, che era una pianta che nasceva in ambienti palustri, si adattava molto bene. Chi viveva in quegli ambienti spesso aveva problemi reumatici legati alle articolazioni, si vedeva che alcuni animali se ne, diciamo, grattavano la corteccia o la mangiavano. Dall'utilizzo della corteccia e dell'estrazione poi del principio attivo è nato una delle categorie di farmaci più usati anche oggi. Quindi non è un qualcosa di così, diciamo, astruso, è semplicemente vedere quello che fa la natura e come si struttura, e per analogia cercare di cogliere come questo possa essere utile al corpo. Quindi è una visione molto bella che poi si declina, diciamo, in una maniera più semplice, se vogliamo, nell'alimentazione, per cui lo studio degli stessi alimenti, se l'agricoltura e la farmacologia sono per quando le cose vanno storte, fra virgolette, quindi sono metodi magari che si fanno, erano, diciamo, la forma di medicina che avevano all'epoca quando c'erano dei problemi, delle patologie, quindi trattamenti un po' intensi per rettificare una situazione che non era corretta, mentre poi, però, per loro la costruzione della salute proprio passa per tutt'altro, cioè passa per l'alimentazione e quindi il qigong, cioè l'utilizzo, l'attingere a quello che è l'ideogramma da cui siamo partiti, cioè quello che noi ingeriamo quotidianamente,
e che ci costruisce, diciamo, l'hardware di cui siamo fatti e l'aria e la qualità, diciamo, del respiro, del movimento, di come questo circola nel nostro corpo, che ci permette di mantenere le funzioni vitali. Quindi quelle è alimentazione, Qigong, e di mezzo c'è il Tuina, comunque il massaggio anche, e sono pratiche che sono più per il mantenimento della salute, idealmente per capire come mantenere a lungo una buona vitalità, mentre la farmacola, fitoterapia e l'agopuntura sono considerate un po' più metodiche aggressive da fare per un breve periodo e poi dopo integrare, passare, diciamo, a quello che è un modo più dolce di affrontare la quotidianità, perché è nella quotidianità che poi c'è proprio la radice per loro, sia della salute che della malattia. Se si riesce a portare, diciamo, quel cambiamento, può avere delle ricadute molto maggiori nel lungo periodo. Bene, bene. Io vi ringrazio enormemente della vostra disponibilità. Avete qualche considerazione da aggiungere, qualche comunicazione se desiderate? E intanto ringrazio entrambi della vostra presenza, di quanto ci avete esposto. Ringrazio Scuola Tao e spero che chi seguirà questa intervista possa contattarvi o quantomeno se ci sono poi delle domande andrete sul canale se avete voglia gli risponderete. Se avete qualche considerazione, altrimenti salutiamo tutti e vi ringrazio. Molte grazie Andrea e Filippo. Io Grazie a sono a voi. disposizione per eventuali chiarimenti, quindi potete contattarmi tranquillamente. Grazie mille Marco. Anche Filippo. per me è lo stesso, diciamo che Ottimo. quello che, ecco, magari l'unica cosa di cui ne abbiamo parlato, al di là dei nostri corsi poi standard, siccome anche noi, diciamo, sfruttiamo la scuola per imparare, oltre che per insegnare, organizziamo anche poi puntualmente degli incontri annuali con diversi docenti anche esteri e quindi abbiamo varie attività, sia per il Qigong, per esempio, tra un po' ci sarà a luglio il nostro ritiro annuale extra, diciamo, curricolare di Qigong, e così come per l'agopuntura o per altre discipline un po' più trasversali come la diagnosi del polso. Cerchiamo sempre di confrontarci anche con, insomma, altre realtà che sono al nostro esterno. E penso presto, credo sia in ottobre, avendo una sede anche in Svizzera, a Lugano, terremo un congresso anche proprio su alcuni temi della medicina cinese, dell'attività anche sportiva proprio, cioè la medicina dello sport e Bene. come l'agopuntura si possa associare, insomma, a questo tipo di attività. Per cui questo, per il resto vi Bello. ringrazio per la possibilità, insomma, di fare quattro chiacchiere e anche di riflettere, perché in effetti anche per dover dare delle risposte è sempre utile, insomma, perché fare una prima analisi di quello che si è capito poi, e non è scontato, cioè a volte comunque anche vengono in mente cose e riflessioni che altrimenti non ci sarebbero. Grazie, grazie mille e saluto tutti quanti e ci vediamo alla prossima. Bene, ciao Andrea, ciao Marco. Grazie, ciao. Ciao, ciao, ciao.